I paesi di mezzo mondo stanno lasciando Kabul, personale diplomatico, civile, ma anche afghani che hanno lavorato con le istituzioni internazionali. Finora la Germania ha rimpatriato circa 900 persone. Tra queste c'è anche Claudia Peppmüller, che lavora per una ONG tedesca in Afghanistan. Da mercoledì è di nuovo a casa, ma non dimentica quello che ha visto: caos, disperazione e paura. All'aeroporto di Kabul ho visto persone disperate, famiglie in preda al panico, persone che avevano solo i documenti, nient'altro, racconta. C'era gente che ci supplicava di aiutarla a fuggire. C'è chi raccontava di non essere riuscita a prendere i documenti necessari, bambini che si aggrappavano alle gambe, sconvolti per quanto stava accadendo. Gli americani hanno sparato colpi in aria per cercare di disperdere la folla ammassata. È stato sconvolgente. Claudia Peppmüller da anni lavora per un'organizzazione non governativa che aiuta a trasferire in Germania i bambini feriti e malati dalle aree di crisi. Anche lei è rimasta sorpresa, come tutti, dalla rapida avanzata dei talebani. Kabul è diventata una città fantasma da un giorno all'altro. La gente ha paura, c'è bisogno di aiuto immediato. Un disastro umanitario potrebbe essere imminente. In attesa di tornare nella capitale afghana entro fine mese, la Peppmüller chiede che vengano fatti evacuare il prima possibile tutti i bimbi che necessitano di assistenza medica urgente e assicura che Berlino non lascerà solo il popolo afghano.